Mi rivolgo subito, allora ecco, a Girotto, è stato nominato tante volte, no? Tante diverse esperienze, quella che abbiamo sentito, tante, ancora tante situazioni mobili, no? Prego, è già acceso. Quindi come, cosa possiamo prevedere, no? Qual è, dalle esperienze apprese e da quanto è stato raccontato oggi, cosa vede nel futuro? Grazie, grazie a tutti per la presenza, grazie a Legambiente per l'organizzazione, per avermi invitato. Qui Movimento 5 Stelle è di casa, tra il pubblico ci sono altri parlamentari 5 Stelle, Agostino Santino, Emma Pavanelli, ieri c'era Roberta Lombardi, Cristiano Anastasi. Per noi da 10 anni le fiere che parlano di rinnovabili e di efficienza energetica sono di casa perché è una delle nostre stelle. E le comunità energetiche sono una misura decisamente 5 stelle perché nascono dagli emendamenti di Dario Tamburrano, europarlamentare 5 stelle, punto esclamativo. Gli emendamenti hanno un nome e cognome, Dario Tamburrano 5 stelle. Dopodiché in Italia l'emendamento all'articolo 42 bis l'ho scritto io, l'ho scritto il mio staff, quindi la misura è decisamente 5 stelle. Forse dovevamo far intervenire per primo il signore Zanellini, che è intervenuto per ultimo, perché ha dato a un pubblico che penso sia abbastanza di specialisti, perché normalmente queste fiere vengono soprattutto specialisti, ha dato alcuni elementi per far capire che le comunità energetiche vengono incentivate non perché così improvvisamente c'è questo afflato per le energie rinnovabili, ma perché portano benefici a tutto il sistema Italia. Proprio per quel discorso del bilanciamento barra dispacciamento, che è un costo miliardario che viene sostenuto in bolletta. Quindi l'energia a chilometri zero fa guadagnare tutto il sistema Italia, non solo i membri della comunità energetica. Allora, la prima cosa che io ripeto da 2 anni, 1 anno e mezzo, che le comunità energetiche non possono fare la fine del Superbonus 110, sul quale, fra l'altro, ho la morte nel cuore e potete capire perfettamente perché. Essendo che ci ho lavorato 6 anni per arrivare al Superbonus 110, non possono fare la fine del Superbonus perché, e mi scuso per la banalità, ma l'esperienza mi insegna che il 90% degli italiani non lo sa, non sono una legge italiana, sono una direttiva europea che ha un rango superiore. Quindi un rango inferiore, che in questo caso è il governo italiano, il Parlamento italiano, non può distruggere ciò che è stato generato da un rango superiore, cioè la direttiva europea. Vale per tutte le direttive europee, mica solo questa. E questa è, credo, l'informazione più importante, perché io sono 3 anni che giro per l'Italia a parlare di comunità energetiche, normalmente la gente mi guarda come quel famoso marziano che diceva prima Zanellini. Eccolo lì. Sì, tu potrai dire anche cose fantastiche, ma poi verranno distrutte perché in Italia succede così e siamo freschi dell'esperienza Superbonus. No, non possono fare la fine Superbonus perché sono il frutto di una norma di rango superiore. Punto e fine. Dopodiché, qualcuno l'ha detto sempre Zanellini, mi pare, adesso il governo tirerà fuori altri 5 miliardi di euro che per carità ci tocca, come nei governi precedenti, finora, del governo Draghi, abbiamo tirato fuori 100 miliardi e più di euro, che ribadisco è stato doveroso a quel punto tirarli fuori per aiutare a pagare le bollette, mi viene il groppo alla gola, ma è denaro bruciato, è denaro bruciato con il quale non abbiamo costruito un chiodo, nulla. Se lo avessimo impiegato, come il Movimento 5 Stelle dice da 15 anni, negli anni passati, quei 100 miliardi, lo sapete benissimo, sono 100 gigawatt di potenza. 1 miliardo, 1 gigawatt. Quindi, se li avessimo impiegati, investiti, non bruciati, negli anni passati, adesso avremo il triplo di rinnovabili, perché ricordo a me stesso che abbiamo 50 gigawatt di rinnovabili in Italia, abbiamo 50, potremmo averne 150. Con il triplo di rinnovabili non avremmo assolutamente subito la crisi 2022 come l'abbiamo mostruosamente subita. E
e non avremmo tirato fuori sicuramente non 100 miliardi, non saremmo in questa situazione. Prima diceva Bussone delle aree montane, l'Italia è un paese Alpi, Appennini, assolutamente con appunto più di 5.000 comuni nelle aree montane. Una parziale soluzione, sono anche i bacini idroelettrici. Mercoledì era la giornata mondiale dell'acqua, noi abbiamo fatto una conferenza stampa, in Italia abbiamo 15.000 bacini idrici, che per metà fra l'altro sono pieni di fanghiglie, di rifiuti, e quindi anche la capienza purtroppo è dimezzata, quindi abbiamo 6 miliardi e mezzo di tonnellate di acqua in meno rispetto a quello che dovremmo averne, 6 miliardi e mezzo di tonnellate in meno, non è proprio una sciocchezza, per cui cercheremo di fare gli ecodragaggi per svuotarli. Ecco, mettere un impianto fotovoltaico, io non guadagno una lira da quello che sto dicendo, mettere il fotovoltaico galleggiante sui bacini e mi prende i classici due piccioni con una fava, perché riduce la traspirazione, quindi l'acqua evapora di meno e io voglio che l'acqua ci stia nel bacino, e il fotovoltaico produce un 20% in più, perché come sapete bene l'elettronica, se sta al fresco, lavora meglio, e quindi produciamo anche di più. Quindi una parziale soluzione che noi spingeremo sarà un percorso ulteriormente facilitato per mettere fotovoltaico galleggiante appunto su questi bacini. Ora abbiamo un problema classico, che è quello degli enti intermedi. Gli enti intermedi sono un tassello fondamentale. Legambiente è un ente intermedio, le associazioni di professionisti sono un ente intermedio, Bussone è un ente intermedio per le comunità montane, l'ANCI, eccetera, eccetera. E gli enti intermedi devono trovare il modo di essere più uniti, più coesi e parlare con una voce unica, cosa facile a dirsi, difficile a farsi. Abbiamo un altro enorme grosso pericolo. Il PNRR dà tutta una serie di provvidenze per le energie rinnovabili, per l'efficienza energetica, e naturalmente questi soldi devono essere spesi, perché altrimenti, sapete bene, andranno restituiti. Se non li spendiamo, e non li spendiamo bene, se sbagliamo, andranno restituiti. Ora il governo sta discutendo di come allocare ulteriori 8 miliardi di euro, sempre che derivano dal PNRR, e sta decidendo di utilizzarli per rafforzare infrastrutture fossili. Ma il consumo di gas, ce lo dice la tecnologia, ce lo dicono le leggi della fisica, il consumo di gas è in calo costante e continuerà, perché tutto il settore della climatizzazione degli edifici passerà grandissimamente alle pompe elettriche di calore, perché le leggi della fisica dimostrano che sono 4 volte più efficienti della migliore caldaia fossile, e il portafoglio si comporta di conseguenza. Le cucine a induzione sono 3 volte più efficienti, i veicoli elettrici sono 3 volte più efficienti. Quindi già il consumo di gas è in calo e continuerà a calare, e spendere denaro pubblico per ulteriori infrastrutture fossili, secondo il Movimento 5 Stelle, è una scelta assolutamente sbagliata. Due cose, ho finito. Io sono responsabile di energia per il Movimento 5 Stelle, nel senso che ho la delega all'energia a livello nazionale, essendo il coordinatore del Comitato di Transizione Ecologica. Transizione ecologica che quantitativamente è soprattutto energetica, per il semplice motivo che il 75% dei gas climalteranti deriva dalla filiera fossile, quindi non è che la transizione ecologica significa solo transizione energetica, ci sono tantissime altre cose, economia circolare, ambiente, eccetera eccetera, ma quantitativamente il 75% delle emissioni sono della filiera fossile. Guardate che la transizione ecologica non si fa se non si fa chiaramente la transizione culturale di noi tutti, ma se non ci mettiamo anche la transizione finanziaria.
L'Europa da 3 anni ha coniato il termine di finanza sostenibile, l'Unione Europea. Se l'Unione Europea conia un termine e comincia a parlare di finanza sostenibile, io che sono una persona razionale ne deduco che quella attuale non è sostenibile. E d'altronde il 2022 credo che lo abbia dimostrato per l'ennesima volta, perché il 2008 crisi Lehman Brothers, credo che ve la ricordiate. E qualche giorno fa il crollo della banca della Silicon Valley, poi Credit Suisse, ci ha ricordato che siamo nella stessa situazione. E comunque quello che è successo in fronte energetico l'anno scorso ci ha dimostrato per l'ennesima volta che i mercati finanziari fanno quello che vogliono. Do una cifra solo, una. Il petrolio cuba a livello di fatturato mondiale 2.000 miliardi di euro all'anno. Una signora cifra, 2.000 miliardi di euro all'anno, il petrolio. I derivati cubano 2 milioni di miliardi, non 2.000 miliardi, cubano 2 milioni di miliardi, 1.000 volte di più. Per cui la finanza virtuale è mostruosamente più potente di quella reale. E se questa cosa non la capiamo, non la sappiamo, non andremo da nessuna parte. Io mi sono fatto, come si suol dire, il mazzo per 10 anni in Commissione Industria, prima all'opposizione, poi come presidente, e ho portato a casa prima il super bonus che è stato distrutto, vabbè, e poi le comunità energetiche. E gliel'ho detto anche al mio leader politico. Io mi sono fatto il mazzo per far calare i costi alle famiglie e alle imprese di un 20, 30, 40%, vedremo adesso cosa risulterà. Ma la finanza in una settimana può fare 100 volte quello che ho fatto io. E dobbiamo farlo capire a tutti. E se i corpi intermedi e le imprese non capiscono che il coltello dalla parte del manico alla fine ce l'avete voi, perché le banche utilizzano il loro denaro. Le banche non stampano denaro, banche private intendo, le banche non stampano denaro, utilizzano il vostro denaro. Allora, come volete che lo utilizzino? Negli ultimi anni hanno aumentato i finanziamenti alle fonti fossili. In questi anni di crisi e anche l'anno scorso con l'aumento dei prezzi del fossile, hanno aumentato i finanziamenti alle fossili e hanno ridotto quelli per le rinnovabili. Se non lo capite, cari signori, come detto, io non ci guadagno una lira. Finisco. Problemi tecnici ci sono, ma si possono risolvere. Siamo andati su Marte, abbiamo mandato i satelliti, facciamo cose straordinarie, nanotecnologia, medicina, eccetera, eccetera. Problemi tecnici ci sono, ma sono assolutamente risolvibili. Quello che manca è la volontà politica, che non ci sta. La volontà politica di abbandonare le fossili e aumentare le rinnovabili e l'efficienza energetica non ci sta, e io credo che il governo attuale lo stia dimostrando. Non c'è questa volontà politica. Negli ultimi 10 anni non abbiamo installato quasi nulla di rinnovabili. Adesso, perché abbiamo l'acqua alla gola con quello che è successo l'anno scorso, si sta facendo un po' di più, ma ancora molto con il freno a mano tirato. Quindi io concludo: quello che manca è la volontà politica. Il Movimento 5 Stelle questa volontà ce l'ha, ma naturalmente dobbiamo essere in maggioranza a volerlo. Grazie. Grazie.